L'aumento dei fattori produttivi è lineare, quasi tutti i fattori sono incrementati, dalla materia prima più essenziale come la farina, sino all'energia, il gas, la plastica, gli imballaggi commerciali. La materia prima, quindi le farine, che aumento c'è stato? Parliamo da cifre esponenziali spaventose, come un aumento del 150% sulle semole rimacinate di grano duro, fino a un aumento del 50% sulle farine di grano tenero. E invece per gli altri costi, gli imballaggi, l'energia, il carburante, che ovviamente sono strettamente legati alla produzione? Non solo alla produzione ma anche alla distribuzione, quindi abbiamo gli imballaggi in plastica cresciuti quasi del 100%, l'acciaio e quindi i costi di manutenzione per chi come noi fa produzione è cresciuto del 300%, e il carburante è cresciuto del 30%. I clienti hanno riscontrato in media un aumento del prezzo, il pane, si cerca di tenere almeno per il momento il pane al costo, diciamo, che è stato, insomma, fino al 2021? Sì, assolutamente, l'idea è quella di mantenere comunque il listino costante. Non possiamo garantire che ciò avverrà per tutto il 2022 perché l'escalation dell'incremento di costi è veramente importante.